il piatto forte. Stanno per arrivare due campioni del mondo. Però voglio, e non è un ringraziamento di forma, ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile oggi essere qui. E in particolare inizio dal sottosegretario ai beni culturali Dorina Bianchi, che è stata velocissima nel cogliere l'appello perché questo aereo non venisse smantellato. Questo è un paese molto particolare, il rischio era che venisse distrutto, se non intervenivamo non l'avremmo avuto qua. Ci scrive, e scrive a tutti voi, 10 righe che vi leggo volentieri. L'apertura al pubblico del 19 presidenziale su cui viaggiarono Sandro Pertini e Papa Giovanni Paolo II è una grande occasione per tutti per ripercorrere un pezzo importante della nostra storia e della nostra identità. Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha sostenuto in prima linea l'opportunità che il velivolo venisse ospitato in un museo ad hoc. Indicammo infatti la disponibilità di Volandia in cui tale cimelio sarebbe stato custodito con cura e valorizzato. La presenza Volandia di un esemplare così significativo, che è anche gemello identico di quello che riportò a casa la nazionale di calcio italiana, campione del mondo dell'82, permette di legare insieme storia, cultura e sport in maniera trasversale. Al tempo stesso è anche motivo di lustro e di vanto per Volandia, il parco e museo del volo più grande d'Italia e fra i più grandi d'Europa, e che rappresenta una buona prassi della collaborazione tra pubblico e privato. La ricreazione del tavolino della famosa partita scopone Pertini-Bearzotto con al centro la Coppa del Mondo permette di offrire al visitatore di fare un salto nel passato e rivivere quell'atmosfera di trionfo della nostra nazionale di calcio. Sono convinta che progetti che diversifichino l'offerta e decongestionino i grandi flussi siano la risposta giusta per rilanciare davvero il turismo nel nostro paese. Cordiali saluti a tutti voi. Molto velocemente e molto sentitamente. Ringrazio l'Italia e il presidente Luca Cordero di Montezemolo per averci voluto donare questo velivolo. Marino Vago, che è un nostro amico, che è qui presente, che è stato tra i primi a far pressioni e a fare in modo che questa cosa accadesse. Ringrazio l'onorevole Marantelli che assieme al collega Rossi ha portato l'attenzione del Parlamento con un'interrogazione parlamentare. Ringrazio il consigliere regionale Luca Marsico che ha fatto altrettanto in Regione Lombardia. Ma soprattutto voglio ringraziare chi l'ha messo a posto. E qui è, diciamo, voglio che vengano qua a farsi vedere i ragazzi dell'ASLAM e dell'ITS Lombardo Mobilità Sostenibile di Somma Lombardo. Venite qui. Questi sono i giovani, poi ci sono i giovanissimi che sono i nostri volontari dell'ASAS, associazioni alle storiche. Vorrei chiamarli qui tutti, ringraziando in particolare Alfredo Alemani e Vittorio Suigo che sono stati il presidente l'uno e l'altro, prego, venite ragazzi. Lo hanno messo a posto, hanno davvero messo impegno, passione, credo che abbiano imparato anche a fare queste cose. Io voglio il più grande applauso di oggi dedicato a loro. State qua ragazzi, non andate via. Devo ringraziare anche gli sponsor tecnici Abiti Tools e Linde, Material Handling di Italia. Voglio ringraziare, saranno con noi ai tagli del nastro, i sindaci di Vizzola Ticino, Romano Miotti, Somma Lombardo, Stefano Bellaria, Don Basilio che è qui e tutti gli altri componenti del nostro consiglio e della nostra fondazione. E con questa bellissima cornice, circondato da due generazioni che si parlano, che imparano, che vivono, come ha ricordato Cattani, in maniera bella, un'esperienza di lavoro, perché sul nostro lavoro si basa lo sviluppo della nostra società. Chiamo due persone che mi sento davvero emozionato, perché io avevo 11 anni quei giorni lì, perché io ero della Juve in quei giorni lì, e quindi chi fischia può anche andare via, non mi interessa, perché siccome ero grosso per la mia età mi facevano giocare marcatore a uomo e quindi c'era uno dei due che è sicuramente un'icona per me. Chiamo tra noi Pietro Vierkovut e Claudio Gentile. Pietro Vierkovut. Chiesto di partecipare a questa manifestazione e inaugurazione, mi ha fatto molto piacere perché mi ha ricordato un bellissimo periodo e soprattutto una vittoria esaltante per tutti noi. E
ritrovare e rivedere l'aereo che ci ha riportato in Italia per me è stata una cosa molto emozionante, perciò sono felicemente, molto felice di essere stato qua presente oggi. Grazie a tutti voi. Claudio Gentile. Innanzitutto buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Ci siamo impegnati io e Pietro di presenziare oggi questa giornata bellissima proprio per ricordare un anno, soprattutto una vittoria che è indimenticabile per noi e anche per tutti gli italiani. Ci stiamo impegnando con Alessia di festeggiare un 11 luglio con tutti i giocatori. Certo, non ci sarà Scirea, però ci saranno 21 giocatori. Quindi è un obiettivo importante e speriamo di riuscire nell'impegno. Grazie. Grazie, ho lasciato per ultimi i colleghi della stampa, perché si parla sempre male della stampa, si parla spesso a sproposito, qualche collega ogni tanto fa il mestiere, il lavoro.